Bologna. Un derby che ritorna in Serie C dopo più di 15 anni, che cosa ci aspetta? Di onorare il calcio e dimostrare il nostro alto grado di civiltà sportiva che abbiamo sempre avuto. Gli scontri vanno e vengono, il calcio resta e quindi sia il Catanzaro che il Crotone debbono onorare questo sport che appassiona, divide ma anche unisce. Vince il migliore, però se vince il... Ormai il Catanzaro è del tutto evidente che ormai ha raggiunto il traguardo. Naturalmente dovremmo noi con un po' di orgoglio cercare di sopperire a quelle che sono state le nostre mancanze nelle ultime partite. Se il Crotone è quello iniziale del campionato, io sono fiducioso e confido pure in una affermazione della nostra squadra. Crotone Catanzaro, dopo 15 anni di Serie C, ritorna al derby. Speriamo che sia una serata di sport. Bello, è una partita bellissima da vedere. Solo questo mi accontento io. Per quanto riguarda... Poi, chi vince e chi perde non ha nessuna, perché il Catanzaro ormai è in B. Noi ci dobbiamo preparare per i playoff. Quindi questo derby è rinviato anche alla prossima stagione in Serie B? Sì, regolare. Questo sì. Derby Crotone Catanzaro, come lo vedi? Allora, Gioia mi ascolta, io sono il cultore di Verace e dunque automaticamente ci sta sempre una grande lotta intestinale fra loro e loro. Vicino. Quanto vince? Dobbiamo anche 1-0, ma dobbiamo vincere. Senza se, senza ma? No, lascia tutto, ce la faccio, non interessa niente. Quindi il Crotone porterà a casa i 3 punti? Allora. È una storia antica, no? Il famoso derby. Come... È un derby incredibile qui in Calabria. Crotone e Catanzaro. Due grandi amici e nemici che si sbravano, ma un squalo ha da mangiare. Un squalo stasera ha da zandare. Basta pure una bella zandata, ora. Ma da vicino. Gigetto, la partita di stasera, il derby? 1-1. Accertato, sì, già. Accertato, 1-1. E chi segna? Prima il Catanzaro e poi noi. Fierico. E non è possibile Fierico. Che ci sia un vincitore? È possibile? Che ci sia un vincitore? Il Crotone, 2-1. E poi che succede? E poi facciamo 2-2. Quindi si deve per forza pareggiare la partita? Forza pareggiare. E i 3 punti non ci saranno per nessuno? Per nessuno dei due. E qui finisce per il Crotone. Abbiamo paura di vincere e di perdere tutti e due. E il campionato finisce qua per il Crotone e il Catanzaro. Fra 3 giornate il Catanzaro è matematico. E noi? E noi vinciamo a giugno. Facciamo a la finale. No, a giugno la finale. A giugno. Però prima bisogna fare le altre partite. Entriamo nei quarti di finale. Un pochino di... il cosiddetto fumo. E i marcatori che potrebbero essere? Guarda, stasera non lo so, a parte che pareggiamo 2-2 o 1-1 o 1-1 e 3-3 non va bene. No, 3-3 non vuoi proprio.